Siamo nel cortile d'onore di Palazzo dal Pozzo della Cisterna, sede storica e di rappresentanza della provincia di Torino dal 1939. La prima parte del palazzo fu realizzata sul finire del 1600. In questa stanza, che ospita la biblioteca storica, è conservato il soffitto originale della prima parte della costruzione. Intorno al 1865 Maria Vittoria, ultima discendente dei Dal Pozzo della Cisterna, sposa il principe Amedeo di Savoia. Nasce così il ramo della casata dei Savoia Aosta. Il palazzo, diventato ducale, subisce radicali trasformazioni al suo interno. Gli viene data una fisionomia che riprende i modelli tardo-rinascimentali toscani. I lavori durano dal 1870 al 1900. Tutti possono visitare Palazzo dal Pozzo della Cisterna. Il complesso, infatti, è aperto attraverso visite guidate ogni terzo sabato di ogni mese, ad eccezione di agosto. Nel corso della settimana il palazzo è a disposizione per visite guidate per gruppi scolastici ed associazioni. Vi aspettiamo!